Sono nata il giorno che hanno ammazzato Re Umberto a Monza, il 29 luglio 1900. Mi rivedo, bambinetta, poco più che treenne, andare all'asilo nelle fredde e nebbiose mattinate torinesi. Dai 3 ai 6 anni ho cambiato molti asili, tutti tenuti dalle suore. Come cambiavo asilo, così cambiavamo spesso di abitazione, e sempre per la stessa ragione: mancavano i soldi per pagare l'affitto. Mia madre, quando le avanzava qualche soldo dopo aver pagato il pane e la minestra, mi mandava a comperare il nostro solo lusso, la Gazzetta di Torino oppure la Stampa, la Busiarda. Mi accorsi che anche il giornale era da leggere. Scopersi così, in una volta, Torino e la lettura. Scopersi che Torino era una grande città e che vi succedevano tante cose, belle o brutte. Scoprì che vi erano operai e padroni. Mentre fino a quel momento, attraverso mia madre, avevo conosciuto solo i poveri e i ricchi. Il treno Frecciarossa 96, 11 di Trenitalia, delle ore 8:00 Non ho mai saputo abbastanza, né ho mai avuto il tempo di indagare sulle mie origini. Chissà perché poi. La vita è frenetica, crudele e divertente allo stesso tempo. Non sempre concede il tempo di voltarsi a guardare indietro. Non ci accorgiamo di quello che le altre generazioni sono riuscite a realizzare persino su un passato recente. Non avevo ancora 12 anni che cambiai mestiere. Provai a fare la sarta in un piccolo ma elegante atelier. Era una nuova esperienza. Nel negozio laboratorio dove lavoro regna lo stesso fermento che oggi regna dovunque nella città. Tutte le ragazze, anche non condividendo le mie idee, sono antifasciste e vorrebbero, come molti, che la polizia ed il governo la facessero finita con le squadracce, che incendiano le cooperative e le case del popolo, che picchiano, che bastonano, che uccidono chi è anche solo sospetto di essere comunista. Il Partito Comunista Italiano, come noto, nacque a Livorno nel gennaio del 1921. La guerra aveva generato situazioni di ribellione che non concernevano solo la Russia ma anche l'Europa occidentale, però queste spinte di ribellione non diventarono una rivoluzione. Il Partito Comunista Italiano era nato in questa prospettiva e Teresa Noce era molto giovane, allora appartiene a quella generazione di giovani che riteneva possibile questa prospettiva. Buongiorno, sono Longo, avevamo fissato un appuntamento. Buongiorno. Alla Fiat Brevetti tutto era differente. Anche qui il lavoro era pesante e secondo me anche molto più difficile. Da principio pensai che non sarei mai riuscita a farcela con quel tornio. Ma tanto la mia compagna di turno che il caposquadra si presero cura di me
e pochi giorni dopo mi accorsi con stupore che ce la facevo, e anche bene. Vi erano 3 turni di 8 ore. Le donne, quasi tutte ragazze, lavoravano dalle 7 alle 15 o dalle 15 alle 23. Agli uomini toccava il turno di notte, dalle 23 alle 7. È strano, perché a volte è sufficiente guardarsi attorno per capire che ci sono state delle persone che nell'arco della loro vita hanno fatto cose che condizionano ancora il nostro presente. E non è affatto necessario guardarsi tanto indietro per riconoscere il loro lavoro. E poi mi piaceva fare, creare qualche cosa con le mie mani, vedere intorno a me altre ragazze intente al mio stesso lavoro, con i miei stessi problemi, che si affaticavano e pensavano come me. Capii che la fabbrica era soprattutto questo, che questo era il cemento della classe operaia. Cominciai a portare anch'io in fabbrica lavanti. Un giorno che avevo lasciato il quotidiano nel cassetto, fui attesa all'entrata dalla mia compagna di macchina, che tutta preoccupata mi disse: «Lo sai che non si può portare lavanti in officina? Questo divieto non è né sul contratto né sul regolamento che ci hanno fatto firmare all'assunzione». Naturalmente, prima di firmare mi ero preoccupata di leggere il regolamento e il contratto di lavoro, cosa che molte operaie non avevano fatto. Senti Laura, tu per organizzare le riunioni, per organizzare gli scioperi così, come facevi ad andare e venire dall'Italia, passare le frontiere e i posti di blocco? Allora, non c'erano i posti di blocco perché allora non c'era la guerra, però c'erano le frontiere e bisognava passare la frontiera illegalmente. Io venivo dalla Francia e passavo la frontiera con passaporti falsi. Allora, in genere alla frontiera si arrischiava sempre di essere arrestati se scoprivano che il passaporto era falso. Ricordo il gelo delle campagne emiliane, le riunioni intorno al fuoco del camino, con i compagni di guardia sull'aia. Si era d'accordo che avrei dormito in quella casa. In un primo tempo la padrona aveva consentito, ma ora aveva cambiato idea. La ragione? Ero donna. Lei aveva accettato di ospitare l'emissario del centro, ma non sapeva si trattasse di una donna. Una emissaria non la voleva. Dissi al compagno che l'indomani avrebbe spiegato con calma a sua madre chi ero, una madre di famiglia esattamente come lei, che aveva lasciato i suoi bambini a Parigi considerando suo dovere venire in Italia per organizzare la lotta contro il fascismo. Quando eravamo al campo di concentramento, aveva riempito la sua cuccia, che era una cuccia, la sua tenda di fotografie di suo figlio. E io in piccolo era così carino. Invece il più grande assomigliava a lei. E io mi ricordo questo piccolo che... E lei lo chiamava Putish. Dunque, in Francia, nei primi anni 30, il partito quindi era su una situazione semi-legale e io ricordo che cambiavo spesso nome, cognome, professione del papà, professione della mamma, eccetera, eccetera. Come si fa, dico, a fare un lavoro clandestino in cui la polizia ti perseguita e si cambia biografia e documenti ogni 2 mesi? Se non fai partecipare il bambino attivamente alla cosa, è un adulto come gli altri. Gli spieghi le cose, lui deve ragionare, non puoi controllarlo, è lui che deve sapere fare. Quindi uno matura molto prima. Perché sapevo che bisogna nascondersi dalla polizia di quell'età di 4 anni. No, mi hanno spiegato a 6 anni per essere precisa. Ecco, da 6 anni in poi io sapevo. Un po' mi ci ero abituato, piano piano. I miei genitori mi hanno detto appunto che c'è la polizia che potrebbe arrestarli perché loro lottano contro il fascismo e sapevo molto bene. La cosa allora mi era chiara. Fascisti sono i cattivi, i comunisti sono i buoni. I miei genitori sono buoni, io sto con i buoni.
Longo rimase a Valencia solo 2 giorni. Passammo una notte nella sua camera d'albergo e un'altra nel soggiorno redazione che mi ospitava. Parlammo a lungo della situazione spagnola e di quella italiana, come pure del nostro lavoro a Parigi e all'interno. Il movimento sindacale si riorganizzò per settore di professione e lei era stata operaia tessile. Ecco, questa è una delle cose che ci accomuna. Lei divenne segretaria dei tessili. Estella era la mia bisnonna e fu tra quelli che lottarono con tutte le proprie forze per la libertà e i diritti dei più deboli. Io scrivo commedie e libri per bambini e non mi sono mai sentito erede dei suoi meriti, anzi, ho sempre vissuto il legame genetico con lei e Luigi Longo come un pesante fardello, due enormi totem capaci di farmi ombra anche del passato. A volte invidio chi non ha dei parenti famosi. Credo che non ci sia nulla di più soddisfacente che cominciare qualcosa da zero. Ma quando ti raccontano che... Io sono milanese e ho ricordi riportati da tanti compagni e compagne che hanno conosciuto Teresa Noce quando operava il Sindacato Nazionale dei Tessili, ma con sede in Porta Vittoria. E Teresa guidava Milano in modo nascosto, ma in questo modo. La mattina si piazzava all'inizio della scalinata che portava alla Camera del Lavoro e aspettava che arrivassero i sindacalisti uno per uno, delle diverse categorie, delle diverse strutture, delle camere loro mandamentali che venivano al centro, e ad ognuno dava le indicazioni politiche rispetto a quanto era avvenuto nel paese, nella città, nel mondo. Ed è stata un segretario generale ombra, forte non di un'investitura, ma di una straordinaria autorevolezza politica che l'ha fatta diventare un punto di riferimento in una fase così difficile e così complessa. Io ho conosciuto Teresa Noce da prima in maniera molto superficiale quanto a persona, perché prima di conoscerla direttamente avevo letto i suoi libri, che allora facevano parte di una educazione non solo politica ma persino dei sentimenti di un giovane comunista, e mi meravigliò immediatamente il fatto che una operaia, una sartina, era stata sartina dapprima e poi operaia negli anni 10 e 20 del Novecento, avesse una capacità di scrittura che per noi, noi allora studenti e studenti anche del liceo, appunto non poteva che meravigliarci. Ma poi dopo ho conosciuto di persona lei e l'ho considerata immediatamente uno dei grandi dirigenti del movimento sindacale, della CGIL in particolare. Mi dice di andare a bere un tè da lei un pomeriggio e così mi presento. Mi presento, gli spiego chi sono, dico che forse vado ai tessili, vado a dirigere una categoria che tu hai diretto, sono passati sicuramente quasi 30 anni, quindi, però insomma io ho paura. E lei mi chiedeva di essere forte, dura, di essere rigorosissima sui principi e di stare molto e di non avere paura degli uomini, comunque, e di considerare che noi eravamo come loro. Questa cosa oggi non è più così. Oggi c'è stata tutta un'elaborazione che non ci consente più di dire che noi, per essere dirigenti e per stare nella CGIL e per dirigere pezzi dell'organizzazione, dobbiamo essere come gli uomini. Noi rivendichiamo oggi di essere donne. Da qualche tempo mi ero separata da Longo. Avevo finalmente saputo che durante il periodo in cui mi trovavo nei campi della morte aveva avuto rapporti con altre compagne. Avevo cercato di mostrarmi comprensiva, di farmene una ragione, ma non vi ero riuscita. Mi sentivo offesa non solo come donna, ma anche come compagna.
Noi comunisti eravamo per il divorzio, ma contro gli annullamenti. Forse fu proprio questa frase a suscitare le ire dei compagni. Non seppi mai chi era stato a passare la notizia al Corriere, ma chiunque fosse, se aveva pensato di mettermi davanti al fatto compiuto, non mi conosceva abbastanza. Nel 1953, quando è avvenuto questo, io vivevo con lei e mia madre, siccome si rivolge alla Commissione Centrale di Controllo, perché appunto il vice segretario del partito ha fatto una cosa che non andava fatta, cioè ha fatto un divorzio senza dirle niente, eccetera, eccetera. E la Commissione Centrale di Controllo comincia a indagare su di lei, perché lei ha scritto ai giornali borghesi, eccetera, eccetera, quindi una cosa che il comune non deve fare, le cose vanno, i panni sporchi vanno lavati in famiglia, cioè dentro il partito. Quindi questa Commissione Centrale, sollecitata da mia madre, finisce a indagare su di lei. E allora mia madre scompare. Quello che accade alla realtà storica è drammaticamente ingiusto. Spesso è una lenta sepoltura senza funerale. I fatti vengono confezionati in sarcofagi di almeno 200 pagine, che poi rimangono lì, chiusi in qualche archivio mentre ci cullano in un presente senza storia. Dei miei coetanei quasi nessuno sa dei padri costituenti, delle loro lotte, delle loro vite, e delle madri costituenti non ne hanno nemmeno sentito parlare. Il primo contratto nazionale dei tessili e dell'abbigliamento aveva sancito la protezione della maternità e aveva portato la percentuale per il riposo obbligatorio pagato, prima e dopo il parto, dal 66 al 75%. Ma rimanevano molte altre cose da regolare per tutte le lavoratrici madri: la durata del periodo di riposo pagato, le sale di allattamento e i nidi, l'assenza facoltativa nel primo anno di vita del bambino, la conservazione del posto di lavoro, l'estensione della tutela della maternità, per legge, a tutte le donne lavoratrici della città e delle campagne, comprese le addette all'agricoltura, a qualunque titolo, le disoccupate, le mogli degli operai, casalinghe. Il lavoro era cominciato anche prima delle elezioni alla Camera dei Deputati, ossia fin dal tempo dell'Assemblea Costituente. Un giorno mi disse: guarda, io sono stanca, ne aveva ben diritto, e allora lascerò la Fiat. Cosa fai tu?
il coraggio parte dall'avere un rapporto profondo con se stesse, dal conoscersi e dal sapere quali sono i nostri punti di forza e dal lavorare per rafforzare quelli. Solo questo fa sì che poi le aree nostre, chiamiamole di debolezza, o quelle su cui ci sentiamo meno sicure, diventano meno importanti. Cioè, donne così coraggiose di solito avevano ben chiaro l'importanza del loro valore, quanto erano forti, quanto il loro messaggio fosse importante. Vorrei tanto che la storia di questa giovane nazione che è l'Italia fosse nota a tutti, ai giovani ma non solo. Conoscere per non spaventarsi davanti a situazioni che sembrano così complesse, quasi insuperabili. Forse capiremmo di avere anche noi quella imbattibile forza interiore capace di fronteggiare ogni avversità, così come loro le hanno affrontate vittoriosamente prima di noi. Veniamo infatti da tutti quelli che nel passato hanno combattuto, lottato e sofferto per un avvenire migliore, per debellare miseria e schiavitù, per cancellare guerre ed incomprensione, odio e sfruttamento. E andremo lontano, ed i giovani di oggi e di domani andranno più lontano di noi e sapranno costruire il loro mondo, il mondo che noi abbiamo voluto e che essi vogliono, di libertà e di bellezza, di cultura e di fratellanza, di pace e d'amore. Teresa Noce. Io devo concludere dicendo che io è la persona che ho stimato di più nel Partito Comunista. Non perché gli ero legata, perché aveva una sua personalità, rispettava la sua personalità, diceva il suo parere anche quando non faceva piacere né a Togliatti né a Longo. Era autonoma, molto autonoma. E quindi questa donna di carattere, che era criticata per il suo aspetto fisico, per le sue reazioni, insomma, invece tutto questo me la rendeva più simpatica.